Elisabetta, ciao, accomodati. Ma che mi verrebbe da dire... Che bella che sei. Che bella tu sei, che una sei. Bellissima donna. Ma grazie. Ma veramente bella. Wow. Molto. Detto da te. Senti, vale, io stavo mille. Pensando, leggendo, sì, vedendo anche appunto, no, il filmato che ti ha accompagnato, che se la tua vita fosse una canzone, direi che c'è stata anche qualche nota stonata, sì, no? In questi momenti difficili ci sono state due cose bellissime, sì, che ti hanno... sono state salvifiche per te. Sì, sono stati i miei figli innanzitutto, Emanuele e Johnny. Emanuele vive qui, sì, vero? Sì, Emanuele vive qui a Lecce. E stasera è qui con te. Sì, stasera è qui con me, con la moglie, con mia la amore, meravigliosa. E invece Johnny? Johnny è in Cile. Ah, lui vive in Cile e là si è fatto una famiglia? Sì, ho un nipotino che ancora non conosco, Amulen si chiama, mia che nipote, meraviglia. Sì. E questa sera, secondo me, loro saranno molto orgogliosi della mamma che sei. Assolutamente sì, assolutamente sì. Hanno fatto il tifo per sì, te, perché tu venissi qui? Tantissimo, sì, sì. Allora, prendi tutte le energie tue, dei tuoi figli, sì, della tua vita. Sei una guerriera, andiamo sul palco. Andiamo via. Sul palco, vai. Guarda che sembra un po' Vin Diesel. Beh, è vero. È vero! Fast and Furious. Sì, io sono Fast and Furious. Fast and Furious. A proposito, c'ho un po' di fame oggi, ragazzi. Ho una fame oggi tremenda. Siete emozionati? Beh sì, adesso sì, siamo arrivati proprio... Però Elisabetta è una bella guerriera, o no? Sì, tantissimo, tantissimo, veramente. Quindi... è una lottatrice. È una lottatrice. Dai, speriamo che i nostri coach si girino e mandiamogli speriamo, tanta dai. Energia. Come pronti? No, come no, alla grande. Ok, adesso entra. Sì, una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me, me ne muore così. Questa notte vorrei sapere una cosa da te, perché quando io ti guardo così, si pura tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire. Una cosa che tu stessa non sei, una cosa che non ho avuto mai. La voce non è male, non è, così, è un po' troppo, è un po' così troppo tragica. È vero. A così grande. Senza scenica. Brava, brava! Ti è piaciuto questo video? Iscriviti al canale di The Voice. Ne potrai vedere tanti altri.